Ed eccoci passati alle immagini del secondo tempo. La Roma, vi dicevo, conduce per 1-0. Torna il derby a Roma dopo 3 anni e mezzo. Un derby che i giocatori in campo e il pubblico sugli spalti stanno onorando nel modo migliore. Correttezza sul terreno di gioco, correttezza anche sugli spalti. La Roma è meno brillante di altre occasioni, anche se il suo gioco compassato la rende padrona delle situazioni più scabrose. La Lazio punta molto sul ritmo, sta giocando una bella partita, anche se difetta di precisione, specialmente nelle fasi conclusive. La partita è diretta dal signor Agnolin, coadiuvato da Alban e Zampese. Le formazioni. La Lazio, che il calendario assegna come squadra padrona di casa, gioca con Cacciatori, Miele, Chiarenza, Manfredonia, Battista, Spinozzi, Cupini, Vinazzani, Giordano, Laudrup, Marini. È in completa tenuta bianca. La Roma, alla sinistra dei nostri teleschermi, gioca il secondo tempo con Tancredi, Nela, Bonetti, Righetti, Falcao, Oddi, Conti, Seresso, Pruzzo, Di Bartolomei, Graziani. C'è Oddi con il numero 13, sono presenti 75.000 spettatori, l'incasso è vicino al record. Vediamo in azione Conti, che apre sulla destra, riconquista la palla Battista. Poi la perde Pruzzo, di nuovo la Lazio in avanti con Battista che ha servito Laudrup, prosegue l'azione dei laziali con questo lancio verso Giordano, troppo in profondità, si perde quindi l'azione sul fondo. Ecco inquadrato Oddi che, vi dicevo, ha rilevato Maldera al 6° minuto del primo tempo. Il servizio di Oddi in profondità ha girato Conti, rimane la palla ai laziali, questo è Marini, in verticale su Laudrup, va fuori la palla nel contrasto con Oddi, la rimessa in gioco già effettuata, Giordano, è stato fermato da Seresso, in avanti la Roma con Pruzzo, che Spinozzi ferma con un fallo da ostruzione. Calcio di punizione indiretto in favore della Roma. E siamo a questo punto al 12° minuto del secondo tempo. La Roma conduce per 1-0. Il calcio di punizione di Falcao, di Bartolomei. Palla a metà strada fra Pruzzo e Graziani. La riconquista sul disimpegno Seresso. Di Bartolomei, Seresso. Fermato nel contrasto con Spinozzi, poi Marini, ecco l'offensiva di Battista che fa proseguire in area, il tuffo di Bonetti, poi ecco il rilancio e Bonetti va via sulla destra, resiste a 2 interventi avversari. Intanto avrete notato il numero 14 nelle file della Lazio. È Vella che a sua volta ha sostituito Miele con il numero 2, uscito a sua volta per infortunio. Para Cacciatori il colpo di testa di Pruzzo su cross proveniente dalla destra. Quindi 2 sostituzioni fino a questo momento. La Lazio ha in campo Vella con il numero 14 al posto di Miele. La Roma Oddi con il numero 13 al posto di Maldera. Eccolo Oddi, ha recuperato un pallone, Bonetti. Lidolm ha schierato anche in campionato la batteria centrale dei difensori Bonetti Righetti, che così bene si era comportata a Sofia. Per Bonetti è il debutto in campionato italiano. Falcao. Oddi. Conti, Falcao, Di Bartolomei. Gioca in una posizione leggermente più avanzata di Bartolomei dopo l'inserimento di Bonetti accanto a Righetti. Il tiro è di Pruzzo dopo un triangolo stretto e di prima con Seresso. Attacca in maggior misura come presenza nella metà campo avversaria la Lazio,
che naturalmente, essendo sotto di un gol, ha più motivazioni per portarsi in avanti. La Roma è sempre pericolosa quando si affaccia al limite dell'area di rigore della Lazio. 1-0 in favore dei giallorossi, la rimessa in gioco del portiere Cacciatori. Colpo di testa di Nela, dalla parte opposta di Vella. Seressa, ancora Vella, ma è poi Batista che va in avanti in tandem con Laudrup. Marini, ancora Marini. Batista, Vella, Giordano, si raddoppia la marcatura su Giordano che comunque riesce a mantenere il possesso della palla. Oltre a Oddi è intervenuto anche Conti, ed è Conti al disimpegno, rincorre la palla Falcao, fa proseguire per Pruzzo, scatta prima di lui Manfredonia che alleggerisce immediatamente verso Spinozzi. Laudrup, filtra Laudrup verso Cupini, ma vedete quanto è folta al limite dell'area la retroguardia romanista e allontana Righetti. Rincorre la palla Spinozzi. Riparte la Lazio con Manfredonia che ha evitato l'intervento di Pruzzo. Poi tenta di scattare Vella, commette fallo Conti. Calcio di punizione ovviamente in favore della Lazio, sta per batterlo Marini. Mentre scocca il 17° minuto del secondo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Manfredonia, Spinozzi. Manfredonia. Lungo lancio, intendeva servire Giordano, in spaccata ha liberato Bonetti, Conti mantiene la palla, poi interviene Vinazzani a gamba tesa, calcio di punizione è in favore della Roma. Incidente a Conti al 17° del secondo tempo. Non c'è bisogno dell'intervento del dottor Alicicco, aiutato dallo stesso Vinazzani che aveva effettuato il fallo, si è rialzato Conti e Di Bartolomei ha battuto la conseguente punizione. Raccoglie Pruzzo sul disimpegno di Vella e va a grandi falcate Seresso, cross di Seresso, non aggancia Graziani, ma ottiene il calcio d'angolo nel contrasto con Cupini che è l'ultimo che tocca la palla. Graziani non sa se si tratta di calcio di punizione o di calcio d'angolo, l'arbitro è ovviamente per il calcio d'angolo, non c'erano stati falli di nessun genere né da una parte né dall'altra, e va Conti al tiro dalla bandierina, 18° del secondo tempo. Libera la difesa laziale, Seresso ancora su Falcao, rovesciata di Manfredonia, poi libera definitivamente Batista, a centro del campo il colpo di testa di Bonetti, poi Nela manda la palla a spiovere, il colpo di testa raggiunge Pruzzo che serve Conti, ancora Pruzzo, va Pruzzo in area, tiro ed è il raddoppio per la Roma. Azione Conti Pruzzo, Pruzzo va in area, controlla bene il pallone e in diagonale va a raggiungere il palo lontano, imprendibile per Cacciatori. È un po' la ripetizione del gol di Falcao a Sofia, scoccato pressappoco dalla stessa posizione. La Roma quindi al 18° minuto del secondo tempo si trova sul 2-0. C'è qualche protesta da parte laziale.
Probabilmente i laziali avevano visto una posizione irregolare o di Conti o di Pruzzo, che francamente non era stata rilevata. Sul suggerimento di Batista manca la rovesciata Cupini. Il disimpegno di Conti è ribattuto da Vinazzani in palo laterale, rimessa in gioco per la Roma. 2-0 per i campioni d'Italia a metà del secondo tempo. Va detto che la Roma aveva già sfiorato con un colpo di testa di Cerezo il raddoppio pochi minuti prima e è stato Cacciatori con un grande intervento ad evitarlo, però il portiere laziale, bravissimo in questa partita, non ha potuto evitare il raddoppio sul tiro di Pruzzo al 18esimo. Ora ha tentato in tutte le maniere Manfredonia di effettuare un cross, glielo ha impedito Bonetti, concedendo però un calcio d'angolo ai concittadini che batte Marini. Non è ripreso ancora il gioco, c'è un'altra sostituzione. È Morrone che manda in campo D'Amico, richiamando dal terreno di gioco Cupini. D'Amico porta il numero 15, quindi Morrone ha già effettuato le due sostituzioni cui ha diritto. È entrato Vella al posto di Miele per infortunio ed ora D'Amico al posto di Cupini e deve trattarsi di una mossa tattica. Sul rinvio di Bartolomei, Graziani ha servito indietro Cerezo, Falcao che apre verso questa fuga di Nela, fermata dall'intervento di Spinozzi. Cross di Batista, colpo di testa di Bonetti, ferma Righetti, Falcao, Spinozzi ancora una volta ferma l'avanzata dell'avversario e la palla va direttamente verso Tancredi, ma c'era già un fuorigioco di Giordano. Il portiere ha già battuto la punizione, manda in avanti Oddi in verticale su Pruzzo, Conti, Cerezo, Falcao, fallo su Falcao, calcio di punizione già battuto, viene in avanti Conti, ha perso il momento per il tiro Conti, poi quando ha cercato di servire al centro di Bartolomei la palla ha carambolato sull'arbitro, fermato l'azione D'Amico, tocca il suo primo pallone, lo manovra, ha superato prima Pruzzo, poi apre sulla destra dove arriva Laudrup, Nela lo ferma in faro laterale. Giordano, fermato Giordano da Nela, prosegue la palla Laudrup, controllato da Graziani. Giordano, Giordano, tiro, palo. Vella, alto. Netto, clamoroso palo di Giordano, colpito al 24esimo minuto del secondo tempo. Sulla palla respinta da Legno, ha cercato il tiro al volo Vella, mandando la palla alta sulla traversa. Risultato rimane sul 2-0 a favore della Roma. Tarda a venire il pallone quando va sul terreno uno nuovo, ecco quello con cui è stata iniziata la partita e che Di Bartolomei si prepara a rimettere in gioco. Falcao, su Cerezo è intervenuto Marini, Batista. Laudrup, fermato da Di Bartolomei, ma prosegue Manfredonia.
Laudrup. Vella. Marini. Ha fermato Bonetti. Accorre Oddi. Mantiene il possesso della palla su Giordano, poi alleggerisce su Graziani. Graziani si è liberato di Vinazzani e va veloce in contropiede Conti, lanciato da Falcao. Il tiro di Conti, ribattuto in faro laterale da Spinozzi. Il lancio di Di Bartolomei, Graziani, metà tiro e metà suggerimento per Pruzzo, ha ribattuto Chiarenza, ma riprende ancora Oddi, Graziani, servito da Pruzzo con un pallone d'oro, Graziani manca in maniera clamorosa la possibilità del terzo gol. La Lazio gioca forzando il ritmo al limite della sua buona volontà, ma la Roma, sebbene sia un po' arrugginita dopo le fatiche della Coppa di mercoledì, avete visto, si rende sempre pericolosa. Ora viene in avanti D'Amico, è attaccato da Righetti, riesce a mandare in aria un pallone, il tuffo di Bonetti lo rimette fuori. Conti su Falcao. Vince il contrasto Falcao, ma la palla se ne va in faro laterale. Per la rimessa in gioco della Lazio è Manfredoni. Spinozzi lascia poi la palla a Chiarenza. Appoggio di Marini su Batista. D'Amico. Ferma e ribatte Falcao. Graziani. Due palloni sul secondo. Viene raggiunto Nela. Corre Nela, rincorso da Vinazzani. Cross di Nela. Ferma Spinozzi. Ruba ancora la palla Pruzzo. La rimette al centro. C'è una deviazione di Spinozzi. Si scontrano Seresso e Vella. L'arbitro rileva una irregolarità del brasiliano della Roma. Calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al 28esimo minuto del secondo tempo con la Roma in vantaggio per 2-0. Batista. Giordano. Si chiude attorno a lui la morsa di Bonetti Righetti. Oddi e Conti perfezionano il disimpegno. Al volo Falcao verso Graziani, di tacco verso Seresso, ancora per Falcao che era scattato piuttosto lentamente. L'altro brasiliano in campo, quello della Lazio, Batista, che recupera il pallone, lo porta in avanti D'Amico. Laudrup. Esce Tancredi sul servizio che intendeva far proseguire Manfredonia, che si era spostato in attacco. È migliorato il gioco della Roma con l'inserimento. Intanto vediamo Graziani che va via Graziani e il tiro sfiora la traversa. Si spinge in attacco la Lazio, la Roma trova spazi. Dicevo che è migliorato il gioco della Lazio con la rifinitura di D'Amico, anche se però la imprecisione al momento della conclusione ha per ora precluso alla Lazio il successo e Tancredi non è dovuto intervenire in maniera difficoltosa. Giordano fermato da Oddi, ma prosegue ancora Giordano, lanciato da Vella. Giordano e Di Bartolomei. Batista. Ancora Giordano sul cross in area, ribatte Righetti. Azione proseguita da Manfredonia.
C'è fallo di Seresso su D'Amico, batte la punizione D'Amico. Laudrup. Scatto di Laudrup. Va a terra Laudrup ed è calcio di rigore. Fallo di Nela su Laudrup. Calcio di rigore assegnato da Agnolin. Proteste dei giocatori della Roma. Proteste, per la verità, molto civili, così come lo erano state quella della Lazio dopo il secondo gol della Roma. Vedete Falcao che va a dare qualche consiglio a Tancredi. Tira il calcio di rigore Giordano. Lo specialista del gol contro lo specialista Tancredi delle parate. Giordano e dà la meglio il portiere. Poi allontana Oddi. Tancredi ha neutralizzato al 30° minuto un calcio di rigore di Giordano. Risultato rimane sul 2-0. Ancora Giordano. E ancora Tancredi che para non il tiro di Giordano ma il recupero che ha effettuato Oddi. Intanto rivediamo il calcio di rigore tirato con molta potenza, anche se con non eccessiva angolazione, da Giordano. Ritorniamo sulle immagini della partita con un'azione della Roma condotta da Seresso che tira, la palla sfiora la traversa. Per chiarezza la rimessa in gioco di Cacciatori, Manfredonia, poi Marini, poi l'intervento di Pruzzo su Batista. La rimessa in gioco per palo laterale e della Lazio. La effettua Marini. La recupera Pruzzo. Ha vinto un paio di dribbling, poi c'è stato su Pruzzo l'intervento irregolare, probabilmente di Batista, e c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Bartolomei verso Falcao, colpo di testa per il tiro di Seresso, anticipato dall'altro brasiliano Batista, poi da Bella, poi da Mico, ma riconquista la palla Conti, la difende con questo servizio su Graziani, ancora Conti, palla a seguire per Falcao, Falcao, tiro di Bartolomei, di Seresso. Falcao ha favorito il tiro del connazionale Seresso, è venuto fuori un tiro non molto forte, parato con sicurezza da Cacciatori e la Lazio riviene ancora avanti con Marini, con Laudrup. Bello il dribbling di Laudrup e sul cross il colpo di testa è stato di Bonetti, poi cerca la Lazio il tiro, allontana Oddi. Ancora la Lazio con Batista che apre su D'Amico. Tenta il tiro D'Amico, ha ribattuto Bonetti. Conti al disimpegno. Su Conti è intervenuto Manfredonia. Fallo in favore della Roma con calcio di punizione che va a battere Falcao. Mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita, la Roma è in vantaggio per 2-0. La punizione di Falcao. Stop di Graziani. Conti. Si è liberato di Batista. Poi Di Bartolomei, disimpegno indietro verso il portiere. Ma il gioco era fermo per il fallo di Di Bartolomei. Ha battuto Batista, D'Amico.
Va a terra D'Amico sul recupero di Pruzzo, che lancia sulla sinistra Sereso, va a chiudere Spinozzi. C'è fallo di Sereso su Spinozzi, Spinozzi batte il calcio di punizione a favore dei Cacciatori. Vinazzani, Chiarenza, ha scambiato con Marini. Fallo di Bartolomei su Batista, punizione per la Lazio. Ecco Batista, servizio su D'Amico. D'Amico verso Giordano. Rinvio di Nela, Giordano aveva intuito con un attimo di ritardo il passaggio del compagno. Nella metà campo della Lazio raccoglie con tutta calma Spinozzi, Chiarenza, Marini, Manfredonia, Laudrup. Palla a seguire di Marini, colpo di testa di Bonetti. Ma su Vella, che non controlla bene, respinge Conti, calma, fallo di mano di Manfredonia, battuta la punizione, Sereso, Conti. Palla ancora per Sereso, che però viene ostacolato al momento dello scatto con un intervento irregolare di Vinazzani. C'è il calcio di punizione in favore della Roma. Sereso su Di Bartolomei. Passaggio indietro di Sereso, un po' avventato, si getta sulla palla Giordano, va a neutralizzarlo Bonetti. Poi il passaggio indietro di Di Bartolomei a Righetti. Di Bartolomei, Nela, Graziani, Righetti. Si sposta in attacco Righetti, ha saltato anche Spinozzi. Poi controlla male al momento di entrare in area di rigore, consente questo recupero di Chiarenza. Laudrup va a raccogliere una palla nella sua area, D'Amico supera la metà campo. Laudrup, Vella, Vinazzani, Manfredonia, Laudrup. Erano in lotta Laudrup e Oddi, è intervenuto in fallo laterale Conti, il gioco è fermo, non è ripreso, Conti esce. Chiede di uscire Conti e al suo posto Lidolm manda in campo Chierico. È l'ultima delle sostituzioni possibili in questa partita. Le ripetiamo, a beneficio della statistica, la Roma ha sostituito al sesto del primo tempo Maldera con Oddi e un momento fa Conti con Chierico. La Lazio ha mandato in campo Vella al posto dell'infortunato Miele e D'Amico al posto di Cupino. Ora c'è stato un fallo su Bonetti ed è il motivo di questo calcio di punizione che al 38esimo batte Di Bartolomei. Colpo di testa di Chiarenza, Falcao. Gli ha soffiato la palla D'Amico ma commettendo fallo, anzi si trattava del connazionale e avversario Batista, calcio di punizione per il fallo su Falcao di Di Bartolomei. Palla tesa in avanti, la tocca, la sfiora Vinazzani, infatti vedete che la rimessa in gioco dal guardialinee è assegnata alla Roma e sta per effettuarla Chierico, è il suo primo intervento nel gioco. Sereso, Chierico, va via Chierico, c'è fallo di Vinazzani che ha ostacolato l'avversario, calcio di punizione in favore della Roma. Lo batte Sereso.
Ha fermato Batista. Bella. Ha riconquistato la palla Falcao, ma ha commesso anche fallo di mano. Gioco fermo e calcio di punizione in favore della Lazio. Manfredonia su Giordano. Ha fermato Falcao, che poi rilancia verso Graziani o Pruzzo. Fra i due si intromette in vantaggio Spinozzi, che fa intervenire Cacciatori. In azione Batista. Chierico, ma è Laudrup che riconquista la palla. Laudrup, controllato da Oddi, non riesce a chiudere per il cross. Non tocca la palla Oddi, è rimessa in gioco da parte della Roma. E mancano 4 minuti e mezzo alla fine della partita. La Roma conduce per 2-0, sono state effettuate 4 sostituzioni, 2 per parte ovviamente. Tancredi ha parato un calcio di rigore di Giordano. La Roma è in vantaggio con i gol di Nela nel primo tempo e di Pruzzo nella ripresa. Fermato Cerezo da Batista, un duello tutto brasiliano. D'Amico va in affondo. D'Amico l'ha fermato Cerezo. Tenta di scattare Vella, c'è fallo di Batista, calcio di punizione in favore della Roma. Chierico lascia Falcao. Cerezo. Chierico. Una spallata un po' troppo violenta di Spinozzi su Chierico, c'è calcio di punizione in favore della Roma. Falcao di Bartolomei. Oramai a 3 minuti dalla fine, la Roma cerca di mantenere il possesso della palla. Avete visto il passaggio indietro di Bonetti. Il rilancio di Tancredi. Non aggancia Falcao, la palla è ripresa invece da Spinozzi. Marini. Il servizio su D'Amico da parte di Vella è stato ribattuto, sta per impossessarsi ancora della palla Vella, retrocede Graziani. Nela. Cerezo. Chierico. Di Bartolomei. È andato a smarcarsi ancora Nela e lascia proseguire Graziani. Cerca di entrare in area Graziani, si stringe attorno a lui la morsa dei difensori, perde la palla Graziani. Ha commesso fallo di Bartolomei, ma l'arbitro non è che lo abbia fischiato, la palla rimane ai giocatori della Roma che continuano ormai una melina per evitare i rischi di questi ultimi 2 minuti. Ha commesso fallo Chierico, appoggiandosi sulle spalle di un avversario, il calcio di punizione è in favore della Lazio. L'azione è stata condotta prima da Manfredonia, adesso da Marini, adesso da D'Amico. Buon palleggio di D'Amico, servizio per Giordano, che non aggancia il pallone, esce impresa Tancredi a terra. Pruzzo e Chierico. Scivola Falcao, la palla torna ancora a Batista. Lodevolmente in attacco ancora la Lazio. Ha commesso fallo di Bartolomei su Batista. Calcio di punizione in favore della Lazio.
La battuta Giordano, esce Tancredi, mentre scivola a terra Bonetti. Sulla rimessa in gioco del portiere, Oddi voleva passare indietro, ma c'è Laudrup in piena area di rigore, non può farlo. Sul passaggio a Seresso colpisce di testa Batista in faro laterale e Batista rimane a terra. Aveva anche commesso fallo Batista, non c'è tempo per soccorrerlo, mentre viene in avanti Seresso. Cross di Seresso, Chierico, Graziani, alto sulla traversa. Sfortunato Graziani nelle sue conclusioni, ha avuto sul piede perlomeno tre palle gol. E questa azione probabilmente dovrebbe concludere la partita, che è stata certamente ricca di emozioni. La Roma l'ha vinta con, mettendo in luce qualcosa di più dal punto di vista classe. La Lazio non ha certo demeritato, tra l'altro deve rimproverarsi un calcio di rigore sbagliato che avrebbe dato forse al risultato, al punteggio, una dimensione più giusta. Ma la vittoria della Roma non si presta a discussione. I giallorossi hanno controllato agevolmente la partita, hanno segnato due gol, ne hanno mancati molti altri. Rovesciata di Oddi, che poi allontana, e l'arbitro Agnolin fischia la fine. Il risultato all'Olimpico, sul terreno che il calendario assegnava alla Lazio, è Lazio 0, Roma 2. Signore e signori, buonasera.